Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online, riprendono le tappe del tour di presentazione del Piano Lombardia che il presidente Fontana sta svolgendo su tutti i territori lombardi. Oggi siamo a Brescia presso la Camera di Commercio, dove il presidente ha incontrato i sindaci dei comuni del territorio e gli stakeholder oltre che i rappresentanti dell'economia. Piano Lombardia, io oggi ho descritto quali sono gli interventi che vengono realizzati. Ci sono due parti, una prima parte che sono relativa ai 400 milioni già distribuiti ai vari comuni e una seconda parte che si riferirà invece ai 3 miliardi e mezzo che residuano. Complessivamente siamo a circa 237 milioni per la provincia di Brescia. Più altri interventi che sono al di fuori, per esempio l'ultimo intervento che ha avuto contributo di 15 milioni per la rigenerazione urbana e la coesione sociale della città di Brescia, sono altre risorse che sono escluse da questa legge 9 e sono in più aggiuntive. La Regione Lombardia ha potuto attivare questo piano Lombardia di indebitamento perché ha i conti a posto, è un bilancio che funziona molto bene. Sì, noi abbiamo un bilancio grazie all'attenta, oculata gestione delle varie amministrazioni, abbiamo una cassa che ci consente quindi di poter ricorrere a questo indebitamento. Abbiamo contribuito nel corso degli anni come tante altre regioni, noi maggiormente visto la capacità fiscale che abbiamo alla tenuta dei conti pubblici, quindi abbiamo generato degli avanzi. Tutto questo ci ha comunque consentito di generare cassa e questa cassa ci dà la possibilità di fare quello che stiamo facendo, ovvero un piano molto ambizioso che arriverà a 4,5 miliardi di euro con il prossimo assestamento, genererà più di 9 miliardi di investimenti sul territorio lombardo, tanti degli investimenti sono cofinanziamenti di iniziative che in altro modo non avrebbero mai visto la luce. I 56 milioni sono quelli che sono andati direttamente ai comuni della provincia e che i comuni possono impegnare liberamente, non abbiamo posto condizioni se non quella della spendibilità, quindi devono semplicemente rendicontare nei tempi che noi chiediamo l'avvenuta effettuazione delle opere. Ci sono 52 milioni di euro per opere viarie, ci sono 30 milioni per l'impiantistica sportiva, anche collegata alle Olimpiadi. Poi ci sono 23 milioni in infrastrutture ferroviarie. Abbiamo finanziato molto ed è emerso anche nel confronto con le parti sociali la montagna, perché noi crediamo che la sostenibilità passi anche attraverso la montagna. Una nota particolare va data anche all'iniziativa, tra le uniche in Europa, non solo in Italia, della Idrogeno Valley, ovvero il fatto di avere tutto il trasporto pubblico ad idrogeno e quindi essere per una delle poche aree interamente sostenibile, quindi aboliremo qualsiasi tipo di emissione di CO2. Assessore Martinzoli, lei è coordinatore del tavolo territoriale di Brescia. Oggi con il Piano Lombardia sono state date numerose indicazioni su come verranno impiegati questi fondi. Sì, era importante spiegare per spendere bene queste grandi risorse che arrivano. Era importante avere un'interlocuzione con gli amministratori, a partire dai sindaci, con le rappresentanze del mondo produttivo, e era importante anche ascoltare, perché siamo in un momento di grande evoluzione, la pandemia sta creando un'emergenza che si sta anche prolungando, crea delle spaccature sociali anche attraverso attività che tutto sommato fanno dei buoni utili ed altre invece che sono ancora in una fase drammatica, e dunque dobbiamo sempre essere flessibili e in evoluzione per dare risposte sempre più attuali. Anche l'assessore Rolfi oggi ha partecipato alla tappa del tour di presentazione del Piano Lombardia del presidente Fontana. Agricoltura, alimentazione, sistemi verdi, ma la sua parola chiave è stata sostenibilità. Perché questa è la chiave del nuovo modello di sviluppo economico che i territori devono avere post pandemia. È una necessità legata alla situazione ambientale del nostro pianeta e una richiesta dei consumatori. Anche per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, ma non solo, bisogna produrre, bisogna lavorare in modo più sostenibile. Questa è la chiave di sviluppo futura, la Regione Lombardia lavora su questo, il nuovo piano regionale di sviluppo sarà appunto sostenibile, avrà l'aggiunta
della seconda S. Dobbiamo fare questo in un'ottica pro impresa, senza punizioni, senza ambientalismi ideologici, ma lavorando sulla cultura d'impresa e sul rilancio dell'impresa che attraverso l'innovazione può diventare più sostenibile. Investimenti, imprese, nuove occasioni di occupazione. Un piano straordinario, abbiamo anticipato il recovery, abbiamo fatto un recovery lombardo prima ancora che se ne iniziasse a parlare del recovery. 4 miliardi e mezzo di investimenti, di indebitamento per gli investimenti reso possibile dalla virtuosità del bilancio lombardo per infrastrutture, scuole, strade, ponti, asili, tutto ciò che serve per rendere i territori più attrattivi, più attenti all'ambiente, più difesi. C'è un grosso investimento anche sul dissesto idrogeologico, sul tema dell'acqua, insomma quello che i territori aspettavano per essere ancora più belli, attrattivi e competitivi.